Come facciamo a capire qual è il bonus e soprattutto se possiamo raggiungere una determinata detrazione fiscale, un incentivo attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico? Beh, lo possiamo valutare con il modulo fotovoltaico Pro di Termoloc. Andiamo a vedere. Ecco, questo modulo fotovoltaico Pro, poi ci sono altri video che vi spiegano come arrivare a questi risultati, che sono niente meno la producibilità in verde all'interno di questo istogramma e il carico richiesto da questo tipo di edificio nel comune in cui è situato mensilmente. Al di sotto la producibilità del pannello oraria, la richiesta che ovviamente il nostro edificio fa sul carico elettrico e in verde ciò che deve essere integrato o reimmesso in rete. Tutto questo deriva ovviamente dalla compilazione dei menu precedenti, la carta solare per gli ombreggiamenti, il carico elettrico per l'introduzione della richiesta e il pannello per le caratteristiche del pannello. L'ultimo menu del modulo fotovoltaico Pro è il menu bonus fiscali. Se ci accediamo non da Wizard, lo vediamo ancora non compilato. Dobbiamo cliccare sulla voce sull'icona parametri per poter introdurre i parametri necessari alla determinazione del bonus fiscale. Ad esempio, il costo dell'impianto fotovoltaico. Direi che 7.500 euro per 3 kW possono essere sufficienti. Costo delle batterie. Chiaramente questo costo ci è richiesto soltanto quando lavoriamo con un impianto con storage e connesso alla rete, ovviamente, perché altrimenti non potremmo accedere a Superbonus e questo Termoloc lo sa. Ci viene chiesto il beneficiario, se è un soggetto IRPEF, oppure in alternativa se l'impianto è condominiale e l'edificio quindi è a prevalenza residenziale, altrimenti non partecipa a Superbonus. Nel nostro caso il beneficiario è un soggetto IRPEF. Nel menu a tendina scegliamo qual è il tipo di intervento. Nel nostro caso manutenzione straordinaria. Le regole ci dicono dal comma 5 dell'articolo 119 della legge 77 che il massimale di spesa è diverso a seconda della tipologia di intervento. Nel caso manutenzione straordinaria abbiamo a disposizione 2.400 euro al kilowatt installato. Se vogliamo provare a mandare questo impianto fotovoltaico in superbonus, ovviamente l'impianto fotovoltaico è trainato, quindi abbiamo necessità di avere qualcosa di trainante. Se decidiamo di far trainare il fotovoltaico da un super ecobonus, allora potremo scegliere, per esempio, di fare sull'edificio, ma questa è soltanto un'informazione, l'isolamento delle strutture opache, oppure l'intervento sull'impianto. In questo caso un comma 1C perché l'edificio che stiamo guardando è una unifamiliare. O ancora, l'impianto fotovoltaico può essere trainato da Supersismabonus, di cui possiamo anche indicare l'entità, al di là del fotovoltaico, dei costi che esulano ovviamente da questo impianto. Ora clicco su OK. Immediatamente Termoloc ci dà l'esito della nostra richiesta. L'impianto fotovoltaico accede a Superbonus 110% per una spesa totale di 12.700 euro. Accediamo con una detrazione di 11.880. Il massimale di spesa per il pannello fotovoltaico è 21.192 euro. Il massimale per le batterie sono 3.300 euro. Il bonus casa, anche in questo caso, abbiamo diritto all'accesso al bonus casa con 12.700 euro e 6.350 euro di detrazione effettiva. Qui il massimale chiaramente si stima in 96.000 euro. Sotto leggiamo una valutazione interessante sul tipo di accesso alla detrazione che possiamo consigliare al nostro cliente. Spesso ci chiedono se partecipare a uno sconto in fattura piuttosto che richiedere una cessione del credito. Vediamo i numeri che espone Termoloc in questa dashboard che ci riassume le possibilità che possiamo dare al nostro committente. La detrazione diretta. Nella detrazione diretta, il nostro committente spenderà, se guardiamo soltanto a Superbonus, 12.700 euro e detrarrà annualmente 2.376 euro. Significa che dovrà avere una capienza che copre questa detrazione annua. Nello sconto in fattura, ovviamente, tutto dipende dalla percentuale di sconto che ci può fare l'impresa.
Ad esempio, in questo caso abbiamo settato un 70%, ma dagli input di destra potete cambiare, ad esempio, in 50%. Quindi il nostro cliente dovrà sborsare 6.350 euro a fronte di una detrazione annua per sé di 1.188 euro. Ovviamente se il 100% è uno sconto in fattura, questa detrazione chiaramente non c'è. La cessione del credito. Qui partiamo con un valore di acquisto del credito del 102% e un credito ceduto del 100%. Ecco quindi che il nostro cliente dovrà spendere inizialmente 12.700 euro perché ovviamente la cessione del credito senza prestito prevede che la liquidità sia a carico del soggetto che sostiene i lavori. La detrazione annua per il nostro committente non ci sarà in quanto la cessione del credito la proponiamo al 100%. Possiamo ovviamente ridurre questa percentuale. Ancora, l'ultima possibilità è valutare una cessione del credito con prestito ponte. Sempre sulla destra i dettagli di questo finanziamento. Per avere un'idea, per esempio in questo caso finanziando il 20% dell'importo o addirittura potremmo portare al finanziamento totale il 100% dell'importo con un tasso di interesse allo 0,025, il nostro cliente non dovrà sostenere nessuna spesa iniziale. Gli interessi pagati su un capitale di 7.500 euro più le batterie, quindi 12.700 totali, sono 185,85 euro. Con una totalità di credito ceduto e una detrazione annua per il nostro cliente di 0 euro perché il credito l'ha ceduto tutto alla nostra banca. Ecco come rispondere a moltissime delle domande che ci fanno i nostri clienti attraverso il modulo fotovoltaico Pro di Termolog.